Matteo, allora, in un Carpi tutto nuovo c'è la firma di uno dei pochi superstiti per la prima vittoria stagionale. L'hai sbloccata, una gara che era stata abbastanza complicata, come un po' ci si aspettava in questa prima uscita. Sì, penso che siamo stati un po' compassati, un po' lenti, soprattutto in costruzione nel primo tempo, e nel secondo tempo siamo venuti, grazie anche alla superiorità numerica, abbiamo trovato un po' di velocità nella palla. Per il gol, sì, è stato bravo Arro a mettermela sul secondo palo, un campanile, è stato bravo ad attaccare. Alla fine, fra le cose positive, Balducci credo che abbia fatto una mezza parata in avvio sud-est, sicuramente questa è la cosa migliore, Sì, forse di occasione sì, solo quella, però penso che ci sia tanto da migliorare. Abbiamo concesso, secondo me, un po' troppo. Arrivavamo sempre un pelo in ritardo sulla seconda palla e c'è da migliorare, dai, un po' prendere comunque le distanze. 90 minuti è la prima volta che li facciamo, quindi ben venga che abbiamo passato il turno e possiamo fare una partita in più il prossimo mese. un Carpi, insomma, che deve ancora assaggiare il campionato, o con quali aspettative? Sicuramente vincere una partita alla volta, poi a dicembre vediamo come siamo messi. Luca, c'è stato quel tuo intervento anche all'ultimo, quello che ha salvato anche, diciamo così, il tiro del loro attaccante negli ultimi minuti. Quello è stato forse un intervento molto decisivo. Sì, è stato un intervento decisivo, e diciamo che ho rimediato un errore perché comunque la palla a centrocampo ha rimbalzato una volta in più e mi aveva preso tempo l'attaccante, sono stato bravo a recuperarla, però non doveva neanche partire. Grazie.